Ciao ragazzi, durante lo State of Play di giovedì sera, dopo una ventina di minuti diciamo non esaltante, arriva quello che da un lato aspettavo, dall'altro temevo, un DLC di Final Fantasy VII Remake. Il titolo di ciò che avevamo davanti agli occhi in realtà era Final Fantasy VII Remake Intergrade, una riedizione migliorata del gioco ottimizzata per Play 5, con un capitolo aggiuntivo in cui avremmo giocato nei panni di Yuffie, personaggio che in teoria noi aspettavamo nella seconda parte del progetto. Ne parleremo tra pochissimo. Alla fine della diretta sono spuntati sul web altri due trailer di altri due giochi, stavolta per iOS e Android, che rispondono ai marchi registrati recentemente da Square Enix e che avevamo già etichettato come correlati a Final Fantasy VII. Sto parlando di The First Soldier ed Ever Crisis. Tralascerò in questo video tutto il discorso legato al passaggio generazionale da Play 4 a Play 5 del remake, delle sue migliorie e delle nuove funzionalità. In descrizione trovate tutti i link necessari per una panoramica esaustiva sulle notizie emerse anche nelle ore successive. Qui voglio solo portarvi le mie personali considerazioni e riflessioni. Partiamo quindi dal capitolo dedicato a Yuffie. L'eccitazione per un nuovo episodio che mi riporti a Midgar è sicuramente stata tanta. Personaggio giocabile nuovo, ambientazioni in parte familiari e in parte nuove ma contestualizzate. Yuffie non avrebbe dovuto essere lì in quel momento. Immaginiamo nell'intervallo tra la caduta di Cloud nel settore 5 e la sua visita al Wall Market. Ma viste le aggiunte di trama del remake, sembra essere invece plausibile. Poco prima gli Avalanche di Wutai avevano attaccato un'installazione della Shinra, capitolo 4, e non si può escludere che insieme a quei militanti ci fossero anche Yuffie e la sua squadra. Non ci vedo incoerenze di trama, anche se c'è una correzione rispetto alla linea narrativa del 97. Anche il comprimario, Sonon, è una new entry, come anche le comparse che abbiamo visto sfilare nel trailer. A livello di lore questo episodio, scusate se continuo a chiamarlo così ma tutto sommato la definizione calza, potrebbe gettare le basi per gli approfondimenti di trama della seconda parte del remake. Mi soffermo però su due punti. Primo, non mi è piaciuta, e ve ne sarete accorti in live, la scelta di portare questo DLC esclusivamente per PlayStation 5, dopo che il gioco originale uscito per Play 4, che tutto sommato non è la macchina più moderna di Sony solo da novembre scorso. A me sembra ammissibile uscisse per entrambe le console, ma posso capire che lo sviluppo di un semplice DLC possa costringere ad una scelta, ma a quel punto avrei scelto di proseguire sulla stessa generazione. Invece la situazione è questa: chi non ha comprato ancora una PlayStation 5, come me, per giocare questo elemento aggiuntivo di gameplay, deve procurarsene una entro il 10 giugno, in uno stato delle cose in cui di PlayStation 5 non ce ne sono. In pratica, davanti a questa evidenza, Square Enix premia chi ha già acquistato la nuova console e penalizza chi invece ha deciso di aspettare, che rimarrà probabilmente a bocca asciutta. Secondo, nelle interviste avevo letto della cancellazione di un episodio Tifa, grosso modo nello stesso intervallo di trama, in cui sembra essere sistemato quello di Yuffie. Mi chiedo come mai una cancellazione, magari causa Covid, quando invece era in produzione un altro elemento, che come minimo avrebbe richiesto la stessa mole di lavoro. Annullare un progetto per poi farne uno equivalente ma diverso. Non capisco, ma da un lato spero che in realtà stiano ancora lavorando su episodio Tifa, e che uscirà più avanti. Parliamo ora di The First Soldier. I giudizi che leggo in giro sono tendenzialmente negativi. Pare possa essere il Fortnite di Square, e in effetti ad una prima occhiata sembra che si vada in quella direzione. Free to play con acquisti in game, spara tutto in terza persona frenetico, e tutto quello che fondamentalmente odio del gaming di questi anni. A parte che sono sicuro che il mio cellulare non reggerà nulla del genere, sperando di poterlo giocare su emulatore e magari portarlo sul canale, io non sono del tutto scettico sulla qualità del prodotto. Provando a pensare a mente aperta, potrei sperare che in primis questo titolo abbia una seppur piccola parte di lore interessante. Si parla di 30 anni prima rispetto ai fatti di Final Fantasy VII, e anche in questo caso ci potrebbero essere le basi per una copertura ancora più completa delle vicende della compilation. Ma Nomura ha specificato che la trama avrà un ruolo ridotto, quindi ok, passiamo al secondo punto. Una mossa commerciale del genere, se gestita bene, potrebbe avvicinare ancora più utenza al mondo Final Fantasy, e nello specifico Final Fantasy VII, mettendo curiosità e interesse verso una saga che i giovani stentano ad abbracciare. Sarò troppo ottimista, ma immagino che ai vertici Square abbiano fatto un pensiero di questo tipo, magari vedendo il successo di Opera Omnia e di altri titoli come appunto Fortnite. Poi io non me ne capisco di queste cose, per cui boh, io spero sempre che le cose siano belle e abbiano successo quando si parla di Final Fantasy. Comunque, The First Soldier passerà anche alla storia come il marchio registrato con più aspettative in assoluto, che poi si è rivelato lontano da qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare. Si parla del 2021, quindi ci siamo vicini. Infine, il piatto forte, Ever Crisis. Marchio registrato insieme a The First Soldier, anche qui sapevamo benissimo che si trattava di qualcosa legato a Final Fantasy VII. Le iniziali corrispondevano alla casella mancante del progetto compilation, quindi ok, cosa aspettarci? Nelle ultime ore erano usciti dei leak, che dicevano proprio che poteva trattarsi della raccolta di tutti i titoli appunto della compilation.
La cosa non mi convinceva, perché quel titolo lo avrei visto come quinto elemento, non come un contenitore. Quindi, cosa abbiamo davanti? Una specie di rivisitazione dell'originale senza cambi di trama, con una grafica che ricorda Opera Omnia, a parte nei combattimenti dove sembra che ci siano modelli ricalcati dal remake. Non solo, verranno portati piano piano tutti i titoli della compilation, compreso Advance Children che manco era un gioco, il tutto ad episodi a cadenza mensile, il primo gratis e gli altri a pagamento, in stile Pocket Edition del 15. Allora, è tutto bellissimo, lo ammetto, potrebbe fungere anche da riassunto giocabile di tutta la saga del 7, per chi magari ha visto solo il remake ed è troppo giovane per mettere mano su console estinte come PS2 e PSP per rigiocare tutto, per non parlare di Before Crisis, che non è nemmeno mai uscito dal Giappone e il cui servizio è stato interrotto da tempo. Perfetto, ma è per cellulare. Un momento di scoraggiamento e poi mi è tornata alla mente il Pocket, che in breve tempo era stato riproposto su console. E poi ci sono gli emulatori, speriamo di poter soprattutto portarlo sul canale, per me sarebbe fondamentale. Questo è stato il titolo che mi ha dato più vibrazioni positive anche da un punto di vista hobbistico. Da content creator, questa serie di episodi che ripercorrono la compilation può fare da ossatura a un progetto più ampio di esplorazione dell'universo di Final Fantasy VII a 360 gradi, comunque si parla del 2022. Con questo si chiude il mio personalissimo commento agli annunci che abbiamo visto a raffica nella notte tra giovedì e venerdì. Avrete notato un tono meno formale del solito, e magari lo avete anche apprezzato. In attesa di nuove informazioni che a questo punto mi aspetto a intervalli regolari, io vi saluto e vi rimando ai prossimi video. A presto!